colpita ripetutamente dai missili russi, bombardata, ferita. Per lunghe ore, ogni giorno, senza elettricità e senza acqua potabile dai rubinetti delle case, Mykolaiv porta su di sé tutti i segni della battaglia, una battaglia che se l'Ucraina avesse perso avrebbe consentito all'invasore russo di arrivare direttamente alle porte di Odessa. Ha tenuto duro Mykolaiv, respinti i russi oltre il fiume Dnipro, oltre Kherson, la città è ora il primo baluardo sicuro sul fronte meridionale. 400.000 abitanti prima della guerra, russofoni, ortodossi, ma anche cattolici e un'attiva comunità ebraica. La piccola sinagoga è poco fuori dal centro. Elena Viktorovna da mesi non sta un momento ferma. До війни я руководила одну із дитячих програм. Prima della guerra dirigevo il programma di formazione dei bambini, dice qui alla sinagoga. Ma dopo l'invasione il programma è stato interrotto, un po' tutti sono andati via e così ho cominciato a coordinare gli aiuti umanitari a chi era rimasto qui in città, a Mykolaiv. Gli aiuti arrivano di continuo, vestiti per lo più, il riscaldamento in molte case non funziona ancora e c'è bisogno di roba calda, soprattutto per i bambini, bisogna smistare tutto. C'è da fare ogni giorno, non dimentica però, Elena Viktorovna nei primi giorni, l'incubo che iniziava, poi le cose hanno preso una piega inattesa. È stato molto difficile, pauroso, molta gente è scappata via, dice più di 800 appartenenti alla nostra comunità, alla comunità ebraica di Mykolaiv, sono fuggiti via nella prima settimana, mentre i russi bombardavano la città, i missili piovevano dal cielo, era terrificante, la gente scappava. Ma dopo molti hanno fatto ritorno, hanno cominciato a farsi vedere alla sinagoga anche persone, ebrei di Mykolaiv che prima non frequentavano la comunità e alla fine ora ci siamo ritrovati a essere più di quanti eravamo prima, di quanti erano andati via. La comunità ebraica di Mykolaiv si è ricompattata, caso strano, mentre le sinagoghe della vicina Odessa sono ancora chiuse perché non c'è più nessuno qui, no. Qui chi è fuggito è ritornato come Natalia. Io sono scappata, mi sono rifugiata in Israele, ci dice, due settimane dopo l'inizio dell'invasione, per 8 mesi. Mia figlia è invalida e ha bisogno delle medicine e lì ci sono liste d'attesa lunghissime. Lei ha bisogno di medicine ogni giorno e qui la comunità ci aiuta a procurarcele. Così siamo tornati per le medicine. Gente che è qui perché ha bisogno come Natalia, gente che è qui perché vuole dare come Elena. Tutti che non riescono ancora a capire questa guerra. Perché? Per quale ragione? Che motivo c'è di bombardarci? È una cosa inconcepibile in un paese civile che arriva un invasore e dice di volerti liberare, ma liberare da chi? Mykolaiv è una città in cui si parla russo, tutti parliamo russo, siamo ucraini. Dicono che non ci facevano parlare il russo, ma io con lei sto parlando russo, no? Ebrei, dunque, di un paese che l'invasore definisce nazista, ebrei, cittadini ucraini e di lingua russa. Questa gente dovrebbe essere una contraddizione vivente secondo la narrativa di Mosca e quando ricordiamo della denazificazione Ariel sbotta. Sono tutte stronzate, scusate la parola, dice. La nostra comunità in Ucraina ha sempre avuto una vita così piena. Noi non abbiamo mai avuto alcun problema, non c'è alcun antisemitismo. Anche quando ero bambino nessuno mi ha mai discriminato. Osserviamo tutte le nostre feste e questo vale per la comunità anche nelle altre città, a Kharkiv, a Kyiv, dove sono stato finora.